Sindaco, lei questa mattina è stata in ospedale a fare un sopralluogo. Che situazione ha trovato in una giornata nella quale purtroppo i dati regionali parlano di 11 morti e 563 nuovi contagi in Sicilia? Una preoccupazione tangibile, una preoccupazione tangibile perché questi dati allarmano, si ha un aumento esponenziale nella regione siciliana, si ha un aumento significativo nel territorio della nostra provincia. Per quanto riguarda la nostra città, per quanto contenuto, però continua di giorno in giorno ad aumentare il numero di nuovi contagi, e quindi è evidente che c'è una grande preoccupazione su cosa succederà nelle prossime settimane. In ospedale che situazione ha trovato per quanto riguarda anche all'organizzazione? Sappiamo che anche a Sciacca ci sono alcuni ricoverati per Covid, che si è in attesa sempre dell'attivazione dell'ala Covid all'ospedale di Ribera. Eh sì, questo è in ritardo, siamo nettamente in ritardo su questo, perché nonostante in realtà avessimo avuto un margine temporale che ci avrebbe consentito di arrivare un po' più pronti, in realtà siamo già nettamente in ritardo perché ci troviamo in un'emergenza. E ancora Ribera non è stato attivato, per quanto si lavori, ci è stato garantito. Io ho sentito telefonicamente il commissario Zappia, si lavori alacremente all'attivazione di Ribera, però ancora in realtà non l'abbiamo. E poi altra cosa, a mio avviso, che Ribera non è sufficiente che si attivi la terapia intensiva e la subintensiva, ma è necessario anche attivare i posti di degenza Covid, perché altrimenti i malati Covid dovranno comunque essere ospitati nei presidi ospedalieri, negli ospedali, ma tutto questo facendo cosa? Eliminando i posti per i malati non Covid, evidentemente. Il reparto di medicina non è stato ancora e non è stato più attivato, per esempio, nel nostro ospedale, nonostante le rassicurazioni in merito avute solo la scorsa settimana. Questo perché mi si dice siamo di fronte ad un'emergenza. Ma onestamente non c'è dubbio che tutti abbiano uguali dignità e chi ha un'altra patologia deve essere adeguatamente assistito e deve trovare uno spazio per essere curato. Lei dal confronto che ha avuto con gli operatori sanitari oggi ha ricavato anche la preoccupazione che tutto questo possa anche un po' penalizzare anche nelle prossime settimane, se non si troverà una soluzione definitiva, i pazienti che arriveranno per tutte le altre patologie che non riguardano il Covid? Ad oggi continuano ad arrivare le rassicurazioni in merito il nostro un ospedale sicuro, i pazienti Covid sono isolati, non c'è contatto, c'è sicuramente il personale adeguato per far fronte all'emergenza, dobbiamo andare in ospedale ove necessario perché dobbiamo curarci, non possiamo lasciar perdere solo per la paura di andare in un luogo quale quello dell'ospedale. Questo certamente, però io non posso negare che evidentemente viene immaginato anche un panorama diverso, cioè viene immaginato che di fronte ad un'emergenza che speriamo non sia, tutto deve essere riprogrammato in funzione dell'emergenza e perciò evidentemente anche a scapito dell'attivazione, della riattivazione, del mantenimento degli altri reparti. Un'ultima domanda, sappiamo dell'iniziativa dell'ANCI per i test rapidi nei vari comuni. A Sciacca, come vi state organizzando e quando ritiene che possano essere eseguiti? Allora, questa riunione è stata una prima riunione organizzativa. Dovrebbero partire la campagna già i primi di novembre, dovrebbe partire. Il comitato tecnico-scientifico che si riunirà oggi stesso deciderà intanto su quali comuni iniziare per primi. Noi la nostra era una riunione per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti che avranno un'organizzazione diversa rispetto ai piccoli comuni. Altra cosa che per noi è necessaria e indispensabile ai fini organizzativi capire quanti tamponi avremo a disposizione, perché
ovviamente metteremo a disposizione gli spazi necessari, chiederemo, e sono certa già che avremo il supporto, oltre che della Protezione Civile Comunale, anche delle associazioni di volontariato di Protezione Civile, la Croce Rossa, però dobbiamo capire esattamente quanti tamponi verranno effettuati nel nostro comune e anche quali sono e quali saranno i criteri per selezionare i cittadini che volontariamente potranno sottoporsi al tampone gratuito.